quando finalmente sceglie, decide, scrive il proprio nome, come un po' è la prassi che si faceva nei tempi antichi, nei primi secoli, la scrittura del nome. E tutti i bambini, tutti gli ex bambini, la prima cosa che chiedevano è: c'è ancora quel cofanetto? E andavano lì a pescare pieno di nomi quel cofanetto, nomi belli, nomi che ricordo con. Anche nomi che adesso non ci sono più, ma nomi importanti. Ecco, quel ricordo di quel momento in cui avevano scelto. E questo è importante anche per noi catechisti, poter dire a un ragazzo, a un giovane, a una persona matura, guarda che hai scelto tu di fare la prima comunione. Te lo ricordi? E se lo ricordano, ricordano tutto il percorso che hanno fatto per arrivare a quel momento. E questo è qualcosa che resta importante, fa parte di quella serietà del bambino che anche all'adulto piace di ricordare. E anche hanno manifestato una certa nostalgia per quelle ore, per quei ricordi. Poi probabilmente questa sera racconterò un episodio molto interessante riguardo a questi ricordi, però non lo voglio anticipare. Allora, ecco, che cosa succede dopo? Può succedere di tutto, come avviene nella vita di ognuno. La fede è un'avventura per tutti, per ciascuno di noi, e dobbiamo ogni giorno chiedere al Signore che ci mantenga questo dono e questa capacità di accoglienza del dono. Non è una garanzia, nessuna esperienza e nessuna realtà può essere garanzia. Quindi, ecco, questo è quello che volevo dire. Poi un'altra domanda è che cosa avviene nelle fasi successive? Ho parlato l'altra volta dei periodi, delle tappe di sviluppo. Ecco, parleremo in questi incontri anche delle tappe successive. Certamente non ci fermiamo alla prima tappa, ma andremo un pochino più avanti. Una domanda che era interessante è anche quella: come conciliare, adesso non ricordo proprio i termini precisi, la libertà di scelta. Io avevo detto, mi pare che ci si riferiva a questo, che ci sono dei materiali che concretizzano i vari annunci che si danno nella catechesi, annunci biblici, annunci liturgici, e i materiali servono per il lavoro personale del bambino. Il materiale non è un materiale didattico che serve al catechista per presentare qualche cosa e poi resta lì. Il materiale è perché il bambino possa tornare a meditare da solo su quel contenuto. Però dicevo che nell'atrio c'è un solo tipo per ogni materiale. Se c'è il materiale della parabola del buon pastore, ecco, c'è soltanto una scatola con quel materiale. E allora, evidentemente la domanda che può venire è: ma se due o tre bambini sentono il desiderio, l'esigenza di fermarsi su quel, di rimanere a meditare su quel contenuto, che cosa succede? La libertà di scelta come si concilia con i limiti imposti appunto dal fatto che c'è un solo materiale. Allora, ogni argomento ha un tipo di materiale unico, quello che ho fatto vedere brevemente, la statuina dell'immagine del pastore, le pecore, ma su quello stesso annuncio c'è anche altra possibilità di lavorare, si possono fare disegni, si può fare un collage, si può fare, cioè ai bambini hanno a disposizione nell'ambiente molti strumenti per lavorare sullo stesso argomento. E quindi anche se l'esigenza è la stessa, possono soddisfarla in modo diverso. Ma è importante che ci sia un solo tipo di materiale, perché questo ha consentito, per esempio, all'osservazione del catechista
Ed è quello che abbiamo fatto, che fatto soprattutto, hanno fatto Sofia e Gianna all'inizio, che facciamo continuamente noi catechisti. Ecco, possiamo in questo modo veramente osservare quanto è profondo il desiderio di un bambino di lavorare su un certo tema. Hanno a disposizione tanti materiali. Man mano che si presentano gli argomenti, nell'atrio si aggiungono le scatole, si aggiungono contenuti. Ma se un bambino sente l'esigenza di lavorare su quel materiale e quel materiale in quel momento non è disponibile, io posso offrirgli un'altra possibilità. Ecco, puoi fare un disegno e c'è tutto il materiale per disegnarlo. Lui dice no, io voglio lavorare proprio con la statuina. Dico va bene, allora puoi aspettare. I bambini sono capaci di stare seduti ad aspettare finché quel materiale non diventa di nuovo disponibile. E questo ci fa capire che quella esigenza riguardo a quell'ascolto, perché il materiale non è un materiale neutro, il materiale è la concretizzazione di un annuncio. Ecco, quanto è forte l'esigenza di ascoltare di nuovo, di rimanere di nuovo nella meditazione di quell'annuncio. Bambini di 3-4 anni capaci di stare seduti ad aspettare, osservando che cosa fa l'altro bambino, finché non riescono loro poter loro lavorare. È qualcosa di, per noi che osserviamo, è veramente una grande scuola, è quello che ha permesso, in fondo, fin dall'inizio a Gianna, a Sofia, di dire: allora davvero questo annuncio corrisponde in modo molto profondo alle esigenze dei bambini. E invece può essere un bambino che vuole lavorare su quel materiale, non è disponibile, va a prenderne un altro, non vuol dire che non era profondo quel desiderio, ma può anche passare a un altro tipo di contenuto. Quindi la libertà di scelta è fondamentale, ci sono dei limiti, ma i limiti sono anche quelli dovuti al tempo, all'orario. Ripeto, molto spesso i bambini non suona la campanella, non c'è nessuna campanella che suona, ma insomma, dopo le 2 ore vengono i genitori a prenderli e se vogliono rimanere si dice: guarda, c'è papà, mamma fuori, non possono aspettare, c'hanno, e quindi metti a posto e vai, limiti. I limiti sono un grande strumento educativo, è un grande strumento che fa crescere nel rispetto, soprattutto nel rispetto degli altri. Quindi libertà di scelta, limiti e possibilità per noi di poter osservare fino a che punto un interesse profondo regge all'attesa di un quarto d'ora, 10 minuti, mezz'ora. In fondo, se uno di noi vuole meditare su una pagina del Vangelo, vuole meditare su quella, non è che uno gli dice va bene, però oggi non so per quale motivo, no, devi pregare su un'altra pagina, non ha senso. Ripeto, gli annunci che diamo sono annunci la voce del Signore che facciamo riecheggiare, quindi non sono notizie, sono possibilità di vivere una relazione. Un'altra domanda era come si fa con i gruppi numerosi? Ecco, certamente il nostro metodo non può essere svolto con gruppi di 25-30 bambini, non è possibile. Proprio non diventerebbe un non lo so, insomma, non è possibile, non abbiamo gruppi così grandi, ma gruppi tra i 15, 18 fino a 20 bambini noi possiamo lavorare con questi gruppi, non è che lavoriamo con gruppi di 5 o 6, qualcuno
Uno pensa alla mia casa, certo, nell'atrio della mia casa sono due stanze, sono stanze di un appartamento, quindi entrano tanti bambini quanti possono esserci tavolini, ma fino a 12 bambini in una stanza ci sono stati 12-13. In altri ambienti, dove c'è l'ambiente più grande, senz'altro un gruppo di tra i 15 e i 20 si può lavorare e si lavora molto bene. Ci vuole l'ambiente, dicevamo la volta scorsa l'importanza dell'ambiente. L'importanza dell'ambiente che è un ambiente preparato, è un ambiente, io non mi ci sono fermata troppo la volta scorsa, ma è un ambiente dove sono visualizzati certi elementi della catechesi. In ogni atrio, in ogni ambiente, in ogni sala di catechesi, c'è un angolo, dove vi è la parola di Dio, un tavolino, non è importante il modo, il sostegno, può esserci un leggio. Sarebbe meglio un tavolino dove mettere la parola di Dio, dove i bambini, quando arrivano, sono piccoli, hanno bisogno anche di un certo movimento che faciliti l'ordine, che faciliti il controllo di se stessi. E quindi un tipo di attività manuali, tipo mettere dei fiori in un vaso accanto alla parola, cambiare il drappo del colore liturgico a seconda del tempo liturgico. I bambini molto presto, nei primi incontri già della catechesi, conoscono i diversi colori liturgici dell'anno e quindi ecco tutto un tipo di attività che si svolge intorno all'angolo della parola, che diventa anche l'angolo della preghiera. C'è un piccolo inginocchiatoio, un cuscino, dove il bambino, quando vuole, dovremmo parlare molto sul tema della preghiera, è fondamentale, però adesso accenno, quando vuole può andare lì, in quella parte della sala dove ci sta questa possibilità. Poi c'è un angolo dove invece tutto il materiale di lavoro, quindi cartoleria, penne, matite, fogli di varie dimensioni, tutto ciò che colla, ecco, tutto ciò che serve per il lavoro di disegno, di scrittura. Poi c'è un'altra parte dove invece vi sono i materiali riguardanti la vita storica di Gesù, quindi un plastico della terra di Israele, per situare geograficamente i luoghi della vita di Gesù, e poi gli argomenti relativi alla sua propria vita, quindi i materiali, insomma, il diorama dell'Annunciazione, la nascita, la visitazione e tutti gli episodi dell'infanzia di Gesù, poi più in là il Cenacolo, la città di Gerusalemme, materiali, diciamo, che riguardano la storicità della vita di Gesù. Da un'altra parte, il materiale che riguarda di più la sua predicazione, quindi quelle scatole, come vi ho detto, del buon pastore, di tutte le altre parabole. Questo nella stanza dei più piccoli, poi nell'atrio dei fanciulli ci sono altri materiali, però ogni materiale ha il suo posto nell'atrio, in modo tale che il bambino sa dove trovarlo, sa dove deve andare per prendere una certa cosa e portarla al suo tavolo. E tutto questo non si improvvisa. Si prepara come si sta nell'atrio, come si lavora, come ci si muove, è tutto un insieme di presentazioni, di movimenti e di lavoro che il bambino impara a fare, che ama moltissimo, gli piace moltissimo tutta questa parte e lo aiuta. Il termine forse ci suona male, ma Montessori usava questo termine, normalizzarsi. E questo è un
aspetto importante soprattutto nei nostri tempi. Bambini vengono molto spesso direttamente da tutta una mattinata o un pranzo e prime ore, adesso con il Covid lasciamo perdere, non è più così, ma insomma nel tempo normale arrivano alle 4, 4 e mezzo direttamente dalla scuola, dall'asilo, dalla casa dei bambini, magari hanno preso l'autobus e magari sono venuti in macchina, sempre più affaticati, sempre più con anche certe eccitazioni, certi nervosismi. Era diverso quando, ecco, quando, permettetemi di dire, quando ero piccola io, le scuole finivano a mezzogiorno e mezzo, si tornava all'una, si tornava a casa, si mangiava, ci si riposava e poi si usciva per le varie attività. Adesso è tutto un continuo. E per il bambino non è certamente una cosa facile passare da una cosa all'altra così. E allora ha bisogno di ritrovare un suo equilibrio, di ritrovare un possesso di se stesso, un dominio su se stesso. E allora esercizi di movimento, non è che facciamo ginnastica, ma di spostare una sedia, di appunto sistemare un tavolo, al limite temperare le matite, non avete idea quanto sia rilassante per un bambino che arriva tutto nervoso, capita perché i bambini sono così, e che quindi fa difficoltà a trovare quella concentrazione. Ecco, per favore, mi aiuti un momentino, ci sono delle matite che non sono ben attemperate. E si mette lì, le tempera e tutto questo aiuta a ritrovare la pace con se stessi. Il movimento e il lavoro manuale è uno strumento grandissimo che aiuta. Allora, quindi c'è un ambiente. Le parrocchie dovrebbero mettere a disposizione della catechesi un ambiente solo per la catechesi, un ambiente disposto ad accogliere tutto questo. E se non c'è la possibilità dell'ambiente, questa catechesi non si può fare. Non è possibile fare questa catechesi in una stanza dove c'è soltanto un tavolo e tutti devono stare intorno a quel tavolo. Perché se si sta tutti intorno a quel tavolo, ci sta il catechista che deve parlare, deve reggere 2 ore, un'ora, quello che sia. E i bambini che fanno? Devono ascoltare oppure si mettono a lavorare tutti insieme su che cosa? Ecco, insomma, la nostra catechesi ha bisogno di un ambiente preparato, di un ambiente che consenta ai bambini di stare 2 ore. Quindi, bambini che possono essere gruppi di, ripeto, fino a 20 bambini ci si può stare, ci si può lavorare bene, si può lavorare bene. Abbiamo lavorato tante volte con gruppi intorno ai 20 bambini. Nelle parrocchie normalmente fai 18-20 bambini. Se parrocchie molto numerose, mi dicevano alcuni di voi, hanno scritto, ma fino a 300 bambini, ma non credo che un gruppo di bambini catechesi sia di 300 bambini, saranno suddivisi in vari gruppi. Allora, devono essere per forza tutti in uno stesso giorno? Ci devono essere allora tante stanze, tanti ambienti preparati. Questo dipende un pochino, lo dico così, scusatemi. Io penso, non perché sono anche catechista, ma io penso che la catechesi dovrebbe essere il centro degli interessi di una parrocchia. E la catechesi è il momento in cui si aiuta la formazione dei credenti. Allora, ecco, dedicare lo spazio e i tempi. Non è possibile nello stesso giorno e si fanno in altri giorni. Non è detto che tutte,
tutti gli incontri di catechesi devono essere sempre svolti solo in una giornata. Questo, certo, beh, è scelta dell'organizzazione di una parrocchia, di un centro. E qui io non posso dire di più. Noi normalmente nelle parrocchie dove si lavora, abbiamo chiesto la possibilità e ci è stata data di due stanze o tre stanze, oppure cambiamo un po' il materiale di volta in volta e abbiamo gli incontri con i nostri gruppi di bambini. Allora, queste erano un pochino le domande. Adesso andiamo avanti tornando un momentino indietro su una cosa. Avevo parlato dei quattro piani di sviluppo e proprio alla fine dell'incontro scorso qualcuno di voi mi ha chiesto: ma se non si è svolta una catechesi con i bambini piccoli, che cosa può succedere? Il Signore converte pure alla fine della vita, e dicevo: certo, il Signore si fa presente in qualunque modo egli voglia, non è certo, non si lascia condizionare dai nostri ritardi, offre sempre la sua persona in dono. Però, non è indifferente l'espressione che ha usato Maria Montessori, quattro piani di sviluppo. Piani, è una costruzione che l'essere umano fa di se stesso. Nella sua vita, costruisce se stesso. Il bambino appena nasce comincia a costruire se stesso. E la costruzione avviene per piani, che sta a indicare che se voglio costruire il terzo piano, io il terzo piano lo devo poter appoggiare su un secondo piano, e il secondo piano deve essere costruito su un primo piano, e sotto il primo piano ci devono essere le fondamenta. Le fondamenta di solito non si vedono, cioè non si vedono le fondamenta, però è la parte più importante del palazzo. Allora, la costruzione dell'essere umano a livello psichico, a livello intellettuale, a livello fisico, è una costruzione armonica, è una costruzione che si svolge e si sviluppa appunto piano per piano, non si inizia da un terzo piano se non è costruito il secondo. Allora, questo che pare che sia logico a livello appunto della crescita intellettuale, della crescita fisica, e noi abbiamo scoperto che esiste anche nello sviluppo e nella crescita religiosa. Ci sono fasi, piani di sviluppo religioso, di sviluppo di quel rapporto con Dio che ha una crescita. Nessuno di noi può, anche se è arrivato alla mia veneranda età di quasi 70 anni, ecco, non posso certo pensare di aver terminato la mia crescita spirituale. Mi auguro di crescere ancora molto nella mia vita di relazione con il Signore. E questa crescita si svilupperà sulla base di tutto ciò che finora ho costruito insieme con Lui. Allora, perché è tanto importante rispondere bene, rispondere come quelle esigenze richiedono alle esigenze proprie di ogni piano di sviluppo? Perché se il primo piano è ben costruito, il secondo piano si appoggia bene. Se le fondamenta sono ben solide, il palazzo può svilupparsi con una armonia che altrimenti sarebbe più difficile. Allora, la relazione con il Signore, relazione con una persona, è una relazione che abbiamo visto nella nostra esperienza, è una relazione che inizia molto molto presto. Inizia molto molto presto.
E questo significa che il bambino da molto piccolo manifesta di avere esigenze di relazionarsi con Dio. E a queste esigenze noi abbiamo cercato, si è cercato di trovare il modo di come rispondere a queste esigenze. E abbiamo visto che rispondendo in armonia, corrispondendo a quelle esigenze, lo sviluppo religioso del bambino avviene in modo molto molto armonico. Un piano si costruisce sopra l'altro, trovando tutti gli elementi giusti sui quali appoggiarsi per portare avanti questa costruzione. Ecco, per ritornare ai piani di sviluppo. Poi avevamo detto la Bibbia, il fondamento, e qui non torno indietro, ma sono contenta di aver letto il discorso che Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti all'incontro promosso dall'Ufficio Catechistico Nazionale della CEI qualche giorno fa. È uscito proprio pochi giorni fa. Ovviamente me lo sono ben letto e ho trovato dei punti che mi sembrano molto importanti e che voglio qui rileggere con voi. Papa Francesco parla come proprio primo punto, mette che la catechesi è il kerygma e dice così, sono parole sue, la catechesi è l'eco della parola di Dio. Termine catechesi è proprio far riecheggiare, è l'eco della parola di Dio. E dice, nella trasmissione della fede, la scrittura, come ricorda il documento di base, è il libro, non un sussidio, fosse pure il primo. Se vi ricordate, ho insistito molto su questo fatto, la Bibbia è la Bibbia, non è un... Va data la Bibbia, non un riassunto, non un sussidio, non una sintesi. La catechesi è dunque l'onda lunga della parola di Dio per trasmettere nella vita la gioia del Vangelo. Grazie alla narrazione della catechesi, la Bibbia è narrazione, narrazione non vuol dire favola, narrazione vuol dire una esposizione continuata di una storia. La Bibbia parla di una storia e la Bibbia narra questa storia, narra le vicende di questa storia, la storia dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, tra Dio e l'umanità prima ancora che con il suo popolo. Allora, grazie alla narrazione della catechesi, la Sacra Scrittura, continua Papa Francesco, diventa l'ambiente. Molto forte questo. La Sacra Scrittura diventa l'ambiente in cui sentirsi parte della medesima storia di salvezza. Ecco, la catechesi permette alla Scrittura, pone la Bibbia al centro, è il libro, sta al centro, e questa parola di Dio, questa Sacra Scrittura diventa l'ambiente in cui ci sentiamo parte della medesima storia di salvezza, incontrando i primi testimoni della fede. E poi prosegue, la catechesi è prendere per mano e accompagnare in questa storia. Ecco, il catechista introduce il bambino, aiuta il bambino a entrare in questa storia e lo accompagna in questa storia, che è la storia, la narrazione della storia delle opere che Dio compie dalla creazione continuerà a compierle fino alla parusia. La catechesi è prendere per mano e accompagnare in questa storia. Suscita un cammino in cui ciascuno trova un ritmo proprio. Questo è importantissimo, è importantissimo. Ciascuno trova un ritmo proprio in questo cammino. Il ritmo non lo diamo noi agli altri. Il ritmo lo suscita la parola, la scrittura, e ognuno ha il suo proprio ritmo. E noi dobbiamo metterci in ascolto del ritmo di ogni bambino. Quello che dicevo sulla
la scelta di fare la prima comunione non può essere una data fissa per tutti. Prima comunione è un incontro, è l'incontro. Allora, in cui ciascuno trova un ritmo proprio, perché la vita cristiana non appiattisce né omologa, ma valorizza l'unicità di ogni figlio di Dio. Capite bene come queste parole mi siano sembrate davvero straordinarie, le ho godute molto, le ho godute proprio molto. E poi ancora, dicevamo che l'altro fondamento della nostra catechesi è la liturgia, e sulla liturgia, vediamo se riesco, ecco, Papa Francesco in quel discorso dice così: la catechesi è anche un percorso mistagogico. La mistagogia, che cos'è la mistagogia? La mistagogia è la riflessione, il rivivere in maniera più riflettendoci, rivivere quello che nella liturgia è stato un'esperienza di vita. Faccio un esempio molto semplice: nei primi secoli si celebrava il battesimo a Pasqua e i vescovi, Agostino, Ambrogio, Cirillo, ecco, nel IV secolo ci sono le grandi catechesi per i battesimi, e in tutto il periodo della Quaresima i vescovi facevano le loro catechesi in preparazione del battesimo, ma non dicevano nulla riguardo a quello che era proprio, che sarebbe stato proprio il rito del battesimo e dell'Eucarestia, perché a quel tempo si svolgeva tutto insieme, il battesimo e l'Eucarestia e la notte di Pasqua. Preparavano per 40 giorni tutta una preparazione cognitiva, di conoscenza, con anche riti, ma non raccontavano, non dicevano che cosa sarebbe successo quella notte in cui sarebbero stati battezzati, avrebbero celebrato la prima comunione. La settimana dopo, la famosa settimana in albis, perché i catecumeni, che ormai erano diventati battezzati, mantenevano la veste candida del battesimo, ritornavano in chiesa e ricevevano un'altra formazione, un'altra serie di catechesi, che erano appunto le catechesi mistagogiche. E qui abbiamo dei testi bellissimi di Ambrogio, per esempio, che dice: voi adesso finalmente posso dirvi che cosa avete vissuto. Vi siete avvicinati al fonte, avete visto l'acqua, avete visto la mia mano che si posava, siete stati rivestiti, cioè la mistagogia rifà rivivere quella esperienza e la spiega, la approfondisce, ne dà il senso. Allora, la catechesi, dice Papa Francesco, è anche un percorso, scusate, perché la catechesi mistagogica avviene dopo la celebrazione del sacramento? Perché il sacramento è un'esperienza di vita. E la vita prima si vive e poi si capisce, se si capisce qualcosa, si comincia a capire. Ecco, non si può capire la vita prima di viverla. Allora, la mistagogia è proprio quell'aiuto a comprendere che cosa si è vissuto. Allora, la catechesi, dice Papa Francesco, è anche un percorso mistagogico che avanza in costante dialogo con la liturgia, l'ho appena detto. Ambito, la liturgia, in cui risplendono simboli che senza imporsi parlano alla vita e la segnano con l'impronta della grazia. Sono pochissime parole che dicono tutto. Nella liturgia è un ambito in cui risplendono simboli che non si impongono ma parlano di per sé. Il simbolo della luce, il simbolo dell'acqua. Quasi non c'è bisogno di dire che l'acqua dà la vita, perché lo sappiamo tutti che l'acqua dà la vita. Allora, il battesimo deve trasmettere vita, c'è l'acqua. Il pane,
Sappiamo tutti che il pane è il nutrimento che dà vita, non c'è bisogno di dirlo. Si impone di per sé quel segno. Se il segno lo lasciamo, veramente libero di esprimersi, non lo circondiamo di altri segni che inventiamo noi. Quel segno unico non si impone perché parla di per sé. E la segna con l'impronta della grazia e con l'efficacia di quei simboli, di quei segni liturgici. Questo nella nostra catechesi è realtà quotidiana, insomma, la liturgia è proprio questo, con la mistagogia. E poi Papa Francesco prosegue: il cuore del mistero è il kerygma è l'annuncio, e il kerygma è una persona, Gesù Cristo. Kerygma non sono dottrine. Kerygma è la persona di Gesù. La catechesi è uno spazio privilegiato per favorire l'incontro personale con Lui. Ecco, credo che io veramente ringrazio Papa Francesco di queste parole perché sono conferma. Sono veramente sostegno e conferma di tanto lavoro che da tanti tanti anni stiamo facendo nella nostra catechesi. Dicevo la volta scorsa l'importanza della Bibbia, della parola, della scrittura per se stessa, non rimpicciolita, non vi supplico, non ridotta a fumetti, non ridotta a disegnini, non ridotta a raccontini. La Bibbia non ce lo deve permettere questo, non lo dovrebbe permettere. La Bibbia è storia, è narrazione di una storia, ma proprio perché è narrazione di una storia, ritorno su un elemento importante. Narrazione di una storia che ha bisogno di una capacità in chi ascolta di muoversi nella storia e il bambino piccolo questo non lo può fare. Allora, quando cominciamo a parlare di narratio storica, di narrazione della storia della salvezza, dobbiamo avere bambini già sui 7-8 anni. Non possiamo farlo prima. Non per questo non parliamo prima della Bibbia, eh? Ha detto che sono tanti altri elementi della scrittura, ma la narrazione della storia, lo sviluppo della storia, lo possiamo presentare solo lì dove c'è quel piano di sviluppo che è diventato capace di comprendere tempi e luoghi lontani da noi. Altrimenti noi non serviamo la Bibbia, non siamo servitori della parola. Veramente la roviniamo. Io già una volta ho parlato con Don Andrea, ho detto quanto mi costa sentire che non c'è quasi bambino di 5, 6, 4 anni che non conosca la storia del diluvio universale. Don Andrea mi ha detto, ma nei catechismi non c'è nei piccoli, lo conosceranno forse da scuola, non lo so da dove lo conoscono. Però la storia del diluvio con tutti gli animali che entrano nell'arca, è una narrata così a un bambino di 4, 5, 6, 7 anni, è una favola. Capitoli di Genesi sul diluvio sono testi sapienziali, sono testi di una portata teologica importantissima, è la prima alleanza cosmica che Dio fa. Prima ancora di fare alleanza con il popolo, Dio ha fatto un'alleanza con l'umanità. Questa alleanza è narrata in quel racconto, che è un racconto mitico, un racconto parabolico, potremmo dire, che è la storia del diluvio, no? E non è mai esistito. Ma l'alleanza cosmica che Dio ha fatto, sì. Allora,
parlare di questa profondità di quell'evento, io devo aspettare un'età in cui questo sia possibile farlo. Altrimenti, una volta raccontato il diluvio come storiella, ecco che cosa succede. Che quando poi diventano grandi i bambini e si accorgono che non c'è nessun monte Ararat di andare a cercare per trovare la conferma storica dell'arca di Noè, e allora come era storiella quella, diventa storiella tutto quello che abbiamo raccontato della Bibbia. È un rischio molto grande. È il rischio di perdere il significato profondo di certe pagine della scrittura e di sconvolgere tutta la conoscenza che poi si ha della scrittura. Se è favola quella, allora è favola tutta. Quindi, ecco, la Bibbia, la narrazione della Bibbia, della storia sacra, va data al momento in cui quel piano dello sviluppo è pronto per ricevere quel tipo di narrazione. E poi eravamo arrivati la volta scorsa, avevamo finito proprio parlando, avevamo parlato dell'ambiente e dei catechisti. Dovevamo parlare del catechista. Chi è il catechista? La catechesi richiede un catechista. E vado a iniziare proprio da quel discorso che vi ho detto giorni fa, ha fatto Papa Francesco. Perché anche lui si è domandato questo, mi è sembrato giusto prendere spunto dalla sua domanda. Chi è il catechista? E Papa Francesco ha risposto così: è colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio. La custodisce in se stesso. Queste sono le parole, il frasario, il linguaggio di Papa Francesco a cui ci stiamo abituando sempre di più. È un memorioso della storia della salvezza, un memorioso. In italiano non c'è questa parola. È uno che ha dentro di sé la memoria della storia della salvezza. Quindi il catechista è colui che custodisce e alimenta la memoria di Dio e la fa risvegliare negli altri. Dicevamo, mi pare che ho usato questa espressione nei primi incontri. La catechesi vuole aiutare il bambino a risvegliarsi a quella voce di Dio che lo chiama per nome, a risvegliarsi. La sa risvegliare negli altri. È un cristiano, il catechista, che mette questa memoria al servizio dell'annuncio, non per farsi vedere, non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del suo amore e della sua fedeltà. E qui Papa Francesco aveva ricordato quello che aveva detto nell'omelia per la giornata dei catechisti nel 2013. È una citazione sua che ha fatto lui in quel discorso di qualche giorno fa. E poi prosegue, sempre sul catechista. È bene ricordare, dice Papa Francesco, alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo, che l'annuncio deve esprimere l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale e religiosa. Beh, capite bene, dopo quello che vi ho detto la volta scorsa, come queste parole siano risuonate in me con una gioia molto grande. L'amore salvifico previo all'obbligazione morale. Quando io ho detto che intorno agli 8 anni il bambino entra in un piano di sviluppo dove l'elemento sensibile, cioè la sua attenzione più profonda, l'attrazione che sente più profonda, riguarda i temi morali, perché sta formando la costruzione morale del suo essere, la costruzione etica del suo essere. Per quanto facciamo, l'immagine di Dio di cui lui sarà tratto sarà di un Dio che annuncia, che propone comportamenti di vita. Ma se io inizio a aiutare la formazione religiosa di un bambino in questa età, ecco, io ho saltato in qualche modo quella fase in cui il bambino era capace solo, dico solo ed è un solo
intendetemi, era capace solo di accogliere l'amore salvifico di Dio, senza nessun obbligo morale. Allora qui è bene rileggerle con attenzione queste parole di Papa Francesco. Alcune caratteristiche dell'annuncio che oggi sono necessarie in ogni luogo. L'annuncio deve esprimere l'amore salvifico di Dio previo all'obbligazione morale. Tu sei amato, tu sei amata. Questo è il primo, questa è la porta. Che non imponga la verità e che faccia appello alla libertà, come faceva Gesù. Allora, queste sono le parole di Papa Francesco, ma qui abbiamo anche, possiamo ritornare a un punto molto importante di quel documento, che resta a mio parere un documento fondamentale nella formazione di un catechista, che è il documento della Catechesi Tradendae. Al numero 6, si dice così: il catechista non cercherà di fermare su se stesso, sulle sue opinioni e attitudini personali, l'attenzione e l'adesione dell'intelligenza e del cuore di colui che sta catechizzando. E soprattutto non cercherà di inculcare le sue opinioni ed opzioni personali, come se queste esprimessero la dottrina e le lezioni di vita di Gesù Cristo. Ogni catechista dovrebbe poter applicare a se stesso la misteriosa parola di Gesù: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Qui, Sofia Cavalletti, nel libro Il potenziale religioso del bambino, si ferma molto su questa frase e commenta così: se Gesù è stato capace di dire che la dottrina che annunciava non era sua, ma era del Padre, quanto più ogni catechista deve essere attento a non mescolare, a non sostituire le sue parole con la parola di Dio. Non annunciamo la nostra dottrina, nemmeno Gesù ha annunciato la sua dottrina. La sua dottrina, cioè la sua rivelazione. Ha annunciato quello che il Padre gli ha detto. È questo che fa San Paolo trattando una questione di primaria importanza. Quando San Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Ha ricevuto quello che ha trasmesso, non ha trasmesso cose sue. Quelle poche volte che ha trasmesso qualcosa di suo è stato molto attento a dirlo. Questo lo dico io, ve lo dico io. Come per dire, ha un altro valore, è una mia opinione, forse, potrebbe anche essere giusta, ma forse. Allora, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il catechista trasmette l'eco della parola. Quale distacco da sé? Conclude il numero 6 del documento. Quale distacco da sé deve avere un catechista per poter dire: la mia dottrina non è mia? Allora, chi è il catechista? Almeno nella catechesi del buon pastore, ma penso che insomma, non è un unicum. Prima di tutto, il catechista non è un maestro. E qui c'è un'altra importantissima affermazione di Gesù: nessuno si chiami maestro, c'è cioè un unico maestro. Ma dire che il catechista non è maestro comporta delle conseguenze molto interessanti e importanti. Se non è maestro, vuol dire che il catechista, l'annuncio che fa, quella parola che trasmette, nel momento stesso che la trasmette, l'ascolta insieme a coloro ai quali la trasmette. Noi diciamo sempre, noi catechisti non facciamo catechesi ai bambini,
Noi facciamo catechesi con i bambini. Ogni volta che rileggo una pagina del Vangelo, ogni volta che ripresento un gesto liturgico, ogni volta che do un annuncio, io non lo do ai bambini, ma lo ricevo insieme ai bambini, lo riascolto insieme ai bambini. È un atteggiamento che forse qualcuno di voi che sta ascoltando, già catechista del Buon Pastore o ha sentito corsi, sa quanto è difficile farlo proprio, quanto ci può venire ancora spontaneo fare domande ai bambini. Cosa pensate? Cosa potete dire e non cosa pensiamo? Cosa ci sembra di capire? Cosa ci sta dicendo? Catechista non è maestro, catechista ascolta insieme e ascolta insieme perché davvero, davvero. Quella parola ancora può dirci qualcosa. Se io non ritengo, se io ritengo che già ho capito, se io ritengo che già lo so, sarà sempre falso il mio modo di pormi insieme con i bambini in ascolto. Ma se io veramente solo so, ma sperimento che quella parola che ho letto tante volte, che so a memoria, ecco, ancora può dirmi, ecco che io mi metto nell'atteggiamento giusto del catechista. Faccio risuonare quella parola ai bambini e a me stessa. Questo con qualunque età di bambini, in qualunque fase, 3, 6, 6 anni, 9, 12, 15, 18, 40. 60, 80, quella parola ancora risuona e rivela. Ma il catechista la riascolta insieme con i bambini anche per un interesse particolare, non solo quello di scoprire altri aspetti, altre sfaccettature di quel mistero che è insondabile, ma anche per ascoltare che cosa i bambini rivelano, quante cose, credetemi, non lo dico assolutamente non per umiltà, ma nemmeno per così, perché io ho imparato dai bambini delle cose eccezionali. Perché il bambino ha una religiosità diversa da quella dell'adulto, ha un mondo religioso, un suo rapporto con Dio che è diverso da quello dell'adulto, è quel mondo che nei Vangeli, nelle pagine dei Vangeli Gesù ha così tanto privilegiato da dire se non diventate come bambini. Allora, a me interessa molto ascoltare la parola insieme con i bambini e scoprire insieme con loro risonanze nuove, ogni volta nuove. Il catechista non è maestro. Un'altra conseguenza, allora, se non è maestro, abbiamo detto ascolta insieme, fa catechesi non ai bambini, ma con i bambini. Può sembrare una piccola variante ed è fondamentale. Noi non facciamo catechesi ai bambini, facciamo catechesi con i bambini. Se non siamo maestri, non possiamo controllare il risultato del nostro lavoro. Non posso e non devo
E non mi deve interessare, che ancora forse è più difficile, non mi deve interessare qual è il risultato immediato, più o meno immediato, dell'incontro che ho avuto con i bambini intorno a quell'annuncio del messaggio. Non lo devo controllare. Non farò mai, mai la domanda: avete capito? A parte che dovrei dire semmai abbiamo capito, ma non posso dire abbiamo capito. È qualcosa, la comprensione è il ritmo personale di ciascuno, di cui diceva Papa Francesco. Ognuno ha il suo proprio ritmo di accoglienza di quel messaggio, di quell'ascolto. Qui, ripeto, sto parlando di qualunque età, non mi sto fermando ai bambini di 3-6 anni o 6-9. Qualunque età, a qualunque età io lavoro nella catechesi, con qualunque età di bambini. Io non sono maestro, non devo verificare il risultato del lavoro che ho fatto. Non stiamo a scuola. E qui lo dico, lo ripeterò forse tante volte perché mi sento in dovere. Io sono un insegnante, insegno all'università, ma insomma, sempre insegnante sono. E la scuola è bella, il lavoro dell'insegnante, del professore, dell'educatore è un bellissimo lavoro. Ma la catechesi non è scuola. Allora, mentre se faccio lezione all'università, io devo veramente occuparmi e preoccuparmi che i miei studenti comprendano e possano arrivare a fare un esame 30 e lode, ecco, nella catechesi non c'è nessun esame da dare, non c'è nessun voto da dare. Ci viene quasi da ridere pensando questo. Non c'è un risultato da raggiungere, c'è una relazione con una persona da aiutare a vivere. Ma proprio perché è relazione con una persona, ognuno, bambino di 3, di 6, di 9, di 12, di 15 anni, sa lui come la vive. E io non devo entrare in questa relazione. Io non devo entrare in questa relazione. I bambini di solito sono piccoli di più, ma anche se sono grandi, tante volte ci fanno dono di parlarci della loro esperienza. Ce la comunicano, ma se ce la comunicano è perché gli esce dal cuore, non perché io ho sollecitato a farlo. Mi guardo bene dal sollecitare a farlo. L'accolgo con gioia, con molta gioia, ma non la sollecito. È troppo grande il rispetto che io devo avere del bambino, del fanciullo, dell'adolescente, dell'uomo, della donna, del rispetto che devo avere della loro personale relazione con Dio. Non posso entrarci. Ripeto, ognuno di noi se trova un ambiente che facilita la comunicazione, è molto bello poter comunicare anche esperienze profonde, ma ognuno deve essere assolutamente libero volerlo fare. Allora, il catechista che non è maestro non si intromette nel rapporto che ciascuno ha con Dio e non si intromette nel senso anche più, quasi direi più superficiale, come può essere quello, abbiamo capito? Hanno tutto il tempo per capire, non mi devo preoccupare. Non mi devo preoccupare. Ecco perché i piani di sviluppo. Noi iniziamo a annunciare le fondamenta, poi crescono. E perché è così importante per la nostra catechesi un progresso dai 3 anni fino ai 15? È importante anche
permettetemi di dirlo, per la mia tranquillità. Lavoro con i bambini di piccoli e so che hanno avanti ancora 8, 9, 10 anni per approfondire, per penetrare sempre di più. Non devono fare un esame a fine d'anno. Non c'è una meta da raggiungere. E questo, ripeto, è qualcosa che è di un'importanza estrema nel lavoro del catechista. Almeno per la nostra catechesi è di un'importanza estrema. È una frase che amiamo ripetere, presa dal Vangelo. Il catechista, è il servo inutile. Servo è un termine molto importante nella scrittura. Il servo, non è lo schiavo, il servo è colui che si mette completamente a disposizione di Dio e del suo progetto. Gesù è il servo per eccellenza. Allora, il catechista è servo perché mette a disposizione di Dio la sua persona, il suo lavoro come catechista, ma è inutile perché il risultato di quel lavoro, che pure è chiamato a fare, non gli appartiene. Non gli appartiene e non è frutto del suo lavoro, se non in una minimissima parte. Il frutto di quel lavoro è quello che il catechista è riuscito a far sì che venga, mettendosi da parte e lasciando tutto lo spazio a che Dio, il bambino, il fanciullo, l'adolescente, ripeto, sto parlando di una catechesi per tutta l'età, ecco, che mettendosi da parte in modo tale che Dio e il suo partner nell'alleanza possono far crescere. Il catechista è servo inutile. E questo è tanto più vero quanto abbiamo sperimentato tante volte che i disegni, le risposte dei bambini che ci mostrano attraverso il loro lavoro, attraverso le loro parole, attraverso le conversazioni, le meditazioni che facciamo insieme, superano moltissimo quello che noi abbiamo potuto dare. Perché, ripeto, noi diamo soltanto l'annuncio. Noi liberiamo la parola da qualche difficoltà, che è proprio difficoltà di lingua, di terminologia, qualche difficoltà di situazione storica, ma il resto è la parola, il gesto liturgico che non ha bisogno di imporsi perché parla da sé. E quello che il gesto liturgico dice, e lo dice a ciascuno. Noi mettiamo il segno della luce, ma il segno della luce a ognuno di noi parla e risuona in modo diverso. E allora qui forse c'è anche un altro tema che è importante, ma lo voglio soltanto accennare, perché vedo che già stiamo quasi alla fine, ma lo accenno come, diciamo, come titolo per il prossimo incontro. Il lavoro del catechista è un lavoro oggettivo, quindi l'oggettività della catechesi, prossima volta parleremo di questo, l'oggettività della catechesi, e la differenza tra esigenze ed esperienze. Che posto hanno nella catechesi le esperienze e che posto hanno le esigenze? Che diversità c'è fra queste due realtà? Ecco, allora perché ho visto che sono già le 7:20 quasi e quindi volevo interrompermi. Sì,
una domanda, bilinguistici, avete delle lingue diverse? So che da alcune parti si fa una catechesi molto importante con bambini sordi e bambini ciechi. E degli autistici penso sicuramente io non ho esperienza diretta di questo, ma mi sto accorgendo che è una realtà che sta diventando sempre più presente. Cioè sono situazioni che si fanno sempre più frequenti. E quindi, ripeto, io non ne ho un'esperienza diretta, però il modo, certamente il linguaggio lì deve essere per forza un linguaggio diverso, soprattutto deve essere diverso il ritmo del linguaggio. Il ritmo non solo del linguaggio, ma di tutta la relazione con questo tipo di bambini. E quindi, ma il materiale, anche in questi casi, è di un enorme aiuto. Poi chiedono fino a che età ci si può inserire, cioè se uno non comincia a 3 a Sì, 4. allora, noi abbiamo sempre avuto dei bambini privilegiati perché erano il figlio di quella, l'amica di quell'altra, e quindi sì, è vero, non lo sapevo, però non potevo, eccetera. E quindi, in un gruppo, se è un gruppo, diciamo, abbastanza, che non sia di 5 o 6 bambini, ma un gruppo di una quindicina di bambini che ha iniziato a 3 anni, se a 6-7 anni c'è uno o due bambini che insomma non si può fare a meno di dire va bene, non venite anche voi, allora si possono inserire, però in che modo? Con degli incontri prima, precedenti, nei quali si svolge con loro qualche presentazione, qualche attività, insomma, una introduzione perché possano inserirsi in una maniera più facile. Quindi uno o due casi sempre può succedere, però ripeto, noi normalmente noi, nel nostro percorso di catechesi si inizia a 3 anni e si conclude quando poi, finché i genitori vogliono. Bene, grazie. Allora, prendiamo poi delle domande Sì, la prossima volta. spero di aver risposto un pochino a quelle che mi erano state mandate Sì. e Grazie quindi vi ringrazio sempre dell'ascolto. a te, Francesca. Bene, allora chiudi il microfono così. Ecco. Grazie, allora terminiamo qui quindi il terzo incontro. La prossima settimana, mercoledì 10 febbraio, faremo l'incontro regolarmente. E semplicemente io prenderò le domande che scrivete sulla chat e le mando a Francesca prima dell'incontro in modo che lei possa rispondere alle domande, soprattutto quelle che riguardano tutti, che possono essere di approfondimento per tutti. Come ho detto al principio, fra 2 settimane, mercoledì 17 febbraio, essendo mercoledì delle ceneri, salteremo l'incontro e poi invece riprenderemo regolarmente mercoledì 24. Intanto mercoledì prossimo, come sempre, riceverete il link la mattina e se non l'avete ricevuto, controllate, magari ci scrivete e ve lo rimandiamo. Bene, allora grazie a tutti e una buona serata.